Bella raga, è mezzogiorno, cocco cane, ci sono appena svegliato. Che cazzo. Raga, mi hanno lasciato da solo sti amici bravi, orco. Non cazzo di nessuno qua, non parlo albanese e devo divertirmi da solo in qualche modo, quindi ho deciso di fare qualche volata, dai. Vado a sedermi lì sul mio posto personale. Orco, il trattore. Vai, orco, qua è chiuso però, niente turisti. Saltiamo, raga, vai, a posto. Adesso questo è il mio ufficio, a posto, orco. Bella. Facciamo volare al ragazzo qua del posto. Allora raga, mi è caduto il drone, vado a cercarlo. Via, andiamo. Cos'è, marijuana? No, no. Raga, siamo arrivati lì in casa dove facevo vedere la locazione del coso, il drone. Però la signora ha detto che ha visto dove è caduto. Oh yeah, come on. Guardalo qua. Come on, come on. Farlo qui là. Qua. Per dargli un video là. Mi trovate sul drone, spaccato tutto. Voilà. Did you power? Power off. Ok. Buongiorno. Allora, sono qua nel letto ancora. Sono le 1:30 più o meno. Abbiamo mangiato. Sukaina è a fare la doccia. E dopo ci prepariamo. Poi andiamo verso Trento. Ci facciamo un giro per il centro. E poi la porto al lavoro e io torno a casa. Insomma, niente di particolare. E già, e niente, e beh, alla fine ieri non abbiamo fatto niente di particolare, insomma, solita cosa. Io ho dormito insieme alla Sukaina, ho dormito là, il suo marito di là, cioè nel senso, nel soggiorno. E niente, poi vabbè, loro hanno avuto una discussione privata, e poi mi sono levata, sono andata al soggiorno, lasciati discutere qua in camera, insomma, vabbè, dettagli, affari loro, e niente. E beh, io adesso sto qua alla TV. Vabbè, intanto metto in carica il telefono, sì, abbiamo mangiato patatine a rete di pollo. E niente, sto alla TV, intanto metto in carica il telefono, sto andando a singhiozzo. E niente, ci vediamo dopo. No, vabbè, anche per lì. Dai.
Ciao raga, allora buonasera, scusate ma oggi non ho vlogato praticamente ben niente, sorry, niente, adesso mi sto preparando per andare a dormire praticamente perché domani mi devo svegliare abbastanza presto perché devo andare a Borgo e con il documento di mio papà e la delega perché appunto devo ritirare la macchina. Allora sono con il telefono perché la fotocamera ce l'ho scarica, non l'ho ancora caricata, sorry. Allora niente, io mi sto preparando per andare a dormire praticamente perché è già tardi in realtà e insomma voglio andare a dormire abbastanza presto, cioè non troppo tardi, perché domani mi devo svegliare abbastanza presto perché devo andare con mia mamma a Borgo appunto a ritirare la macchina, no? E perché appunto me l'hanno presa, no? Che roba. E niente, ho già fatto la delega e tutto e niente, spero di non pagare troppo, cioè nel senso, da quello che mi hanno detto, 30 euro di multa, sì, e il resto non so quanto, il caro attrezzi, quel cavolo che è, insomma, che mi è venuto a prendere la macchina. Quindi sì, domani mattina vado con la corriera e vado a ritirare la macchina. Spero, ma spero di riuscire a ritirarla. Spero. E niente, e vabbè, faccio sapere appunto domani cosa riesco a combinare, insomma in generale a risolvere. E poi c'è Angela che mi aveva scritto se appunto domani ci vediamo, le ho detto guarda, per me è anche un sì, però devo vedere prima cosa risolvo con la macchina, perché insomma se non risolvo niente con la macchina allora non ha senso che la vedo, cioè che vado a Trento a fare cosa a piedi in autobus, che schifo, cioè già ho dovuto sopportare il ritorno da Borgo in autobus, cioè ho preso il treno fino a Pergine e poi da Pergine fino a casa mia in autobus con la mascherina, che due coglioni. Ecco perché io odio i trasporti pubblici, soprattutto in questo periodo di Covid e bla bla bla. Ah, che brutto senza macchina, raga. Veramente, cioè io non so come vivevo prima. Cioè, una merda, che cazzo facevo? Non lo so. Veramente, uno schifo. Cioè, non sono abituato con la macchina. Cioè, prima ero abituato con l'autobus, adesso mi sono abituato con la macchina. Quindi andare in autobus mi fa strano, raga. Però vabbè, succede, no? A chi non è successo sta cosa che vi svegliate la mattina e non trovate più la macchina? Cioè non è una cosa di tutti i giorni, però capita. E niente, quindi sì, volevo dirvi insomma buonanotte, tanti baci, tanti abbracci, incrociamo le dita per domani e noi ci vediamo domani con un nuovo vlog.